Bonus da 20.000 euro alla segretaria comunale, stipendi d'oro ai commissari prefettizi, liquidazione di fine mandato per l'ex sindaco Melogli. Tutto sembra far capire che le casse del comune di Isernia siano una sorta di pozzo senza fondo. Intanto però le ditte creditrici non vengono pagate, ai dipendenti non vengono corrisposte le indennità e i servizi sociali vengono tagliati inesorabilmente. La pubblica opinione isernina è sconcertata, anzi scandalizzata. Stavamo preparando, diciamo, un documento, un dossier anche sul sindaco Melogli, su questi 18.000 euro di liquidazione e sui soldi della commissaria e del subcommissario. Se andiamo a calcolare i 50.000 euro all'anno che la commissaria aveva previsto di introitare dando dei beni storici di Isernia a dei privati, già se ne vanno per pagare queste indennità, oltre al taglio di servizi sociali essenziali. Però noi sulla questione della liquidazione al sindaco Melogli interverremo, perché anche se le leggi sono sbagliate, a volte vengono applicate maldestramente, perché chiederemo la sospensione di questi 18.000 euro che stanno liquidando all'ex sindaco di destra Melogli. Perché? Perché qui è stata fatta una certificazione da cui non risultavano, che risultavano i conti in ordine. La Corte dei Conti ha detto che non erano in ordine per il 2010 e in questo caso noi abbiamo detto l'estate scorsa, va attivata una procedura per verificare se questa elusione dei conti fatta dalla Giunta Melogli comporti l'applicazione della sanzione prevista dalla legge, pari a 10 volte l'indennità di cariche percepite. Tutti si occupano di quanto lei, della sua buonuscita d'oro, 18.000 euro. Non so chi la starà godendo, io non ho avuto neanche un centesimo fino adesso, avrebbero dovuto darmelo l'anno scorso perché ho finito il 23 maggio del 2012, da allora non ho avuto neanche un centesimo, basta andare a vedere il mio conto corrente e ci si rende conto, quindi non lo so, queste notizie che vengono diffuse e vengono amplificate. Insomma. Sì, ma c'è una determina del segretario Lucia Petti che stanzia 18.000 euro come indennità di buonuscita, sindaco. Ma lei non stanzia niente, perché innanzitutto quella è una previsione di legge e siccome è una legge che risale all'anno 2000, prima ancora che io fossi sindaco, da allora per tutti i sindaci d'Italia, non soltanto per il sindaco di Isernia, è prevista alla fine come buonuscita un'indennità pari a una mensilità per ogni anno di sindacato, diciamo così. Per cui applicando questa, facendo questa parametrazione, verrà fuori probabilmente una somma che comunque è lorda, per cui praticamente diciamo che se fosse vera sarebbero 8-9 mila euro.